Con le immagini curate dal sapiente Peppe Maltese andiamo a vedere gli highlights di questo incontro con un Marsala che è riuscito a vincere per 1-0 sulla Cavese, quindi andiamo a vedere cosa è successo nel primo tempo. Con Corsino non sa che offrire la palla, la Scodella al centro, si apre uno spazio considerevole e arriva il gol, incredibile, incredibile, all'ottavo minuto del primo tempo è Licata ad infiammare i cuori lilibetani, la difesa della Cavese si apre inspiegabilmente. 1-0 per il Marsala 1912. La Cavese offre ampi spazi, nonno. Prova il pressing e il Marsala ci prova con quest'altro colpo di testa che si spegne sul fondo, arrivano gli applausi. Ricco Bono, servito Licata, ancora Ricco Bono, si aprono voragini all'interno della difesa avversaria, il Marsala con convinto il pallone al centro, si dispera Cortese, ancora il Marsala che ci prova con Corsino. Pallone restituito all'indietro su Giardina, la verticalizzazione verso Cortese, un attimo di titubanza di Conti, molto più manovrieri rispetto agli avversari e arriva il cross perfetto, un invito a nozze per Cortese. Bravissimo Licata a deludere l'intervento di un avversario convinto, si accentra in corridoio, Ricco Bono potrebbe tirare termine a terra per il direttore di gara, non c'è infrazione, si continua a giocare. Sta per battere il calcio di punizione il capitano De Rosa, è tutto pronto, arriva il fischio del direttore di gara, il calcio di punizione si spegne sul fondo, quindi il Marsala continua a vincere per 1-0 grazie alla rete di Rosario Licata. Marsala che ha chiuso la prima frazione di gioco per 1-0, secondo tempo ancora più emozionante per quanto concerne le palle gol avute soprattutto dagli azzurri, clamorosa quella capitata alla Cavese, ma andiamo a vedere tutto nella sintesi di questo secondo tempo. Proia, De Rosa il suo cross pericolosissimo! Un altro cross e il pallone che termina in calcio d'angolo. Pallone scodellato al centro, Pizzolato lo smanaccia. Ancora il Marsala fugge convinto sull'auto di sinistra, il cross che viene smanacciato dal portiere e poi la bordata che si spegne sul fondo dopo la precedente smanacciata di Conti su cross di convinto. Sbagliano gli avversari, consegnata la palla a Ricco Bono, il suo tiro. 27 minuti nella ripresa, 1-0 il risultato. Pallone scodellato al centro, allontanato, poi Enrico Bono che ci prova, ancora in mezzo, il miracolo di Pizzolato, il doppio miracolo e il pallone non si spegne all'interno della porta difesa da Pizzolato. E sono ancora gli Aquilotti con il numero 6, Galullo, pallone scodellato ancora al centro, Gambuzza di testa, pericolosamente Proia ci prova, miracolo del Re Leone che infrange il tiro della Cavese, ma si soffre al Nino Lombardangotta, ancora Gambuzza di testa, la sua migliore prestazione stagionale, il suo dribbling, convinto mette il pallone al centro, il colpo di testa e il miracolo di Conti. Corsino guadagna la sfera, convinto entra in area, il tiro incredibilmente esce sul fondo, il calcio di punizione battuto, il tiro che sorvola di poco la traversa. Giardina, Vincenzo Riccobono potrebbe provare la magia col suo tiro a giro che sorvola di poco la traversa. Arcuri ci prova la Cavese, sarebbe un peccato vanificare questa prestazione
con la Cavese che ci prova il tiro. Telefonato, pizzolato, arpiona la sfera. Pericolosamente gli avversari ci provano con una bordata. È proprio tutto dal Nino Lombardo Angotta, termina 1-0 l'incontro tra il Marsala 1912 e la Cavese grazie al match winner di giornata, ossia Rosario Licata.